L'osteoporosi può colpire donne, ma anche uomini. Osteoporosi vuol dire ossa fragili e questa malattia colpisce prevalentemente il sesso femminile, legato all'evento menopausa. Tuttavia, anche gli uomini possono essere colpiti. In Italia, infatti, 5 milioni di italiani sono colpiti dall'osteoporosi, di questi 4 milioni sono donne e 800.000, 1 milione sono maschi. Qual è l'età più a rischio? In particolare, dopo i 65 anni, sia il sesso femminile ma anche quello maschile risultano interessati. I fattori di rischio in età invece più giovane potrebbero anche essere l'utilizzo di certi farmaci. Certo, ci sono dei farmaci che possono mangiare l'osso. Non solo, ma ci sono anche delle condizioni secondarie che possono associarsi all'osteoporosi. Naturalmente queste condizioni vanno discusse con il medico di fiducia o con lo specialista per individuare se c'è anche l'osteoporosi oltre alla malattia di base. È possibile capire preventivamente se si può essere colpiti da osteoporosi con degli esami specifici? Sì, l'osteoporosi si può misurare con la densitometria, è un esame chiamato anche frequentemente MOC, che viene eseguito a livello del polso, della colonna e del femore. Si può valutare se il paziente è a rischio ed è un esame molto semplice, anche diciamo di durata breve, che consente di diagnosticare questa malattia. Quali sono le terapie per combattere l'assottigliarsi del tessuto osseo? Fortunatamente abbiamo disponibili diversi farmaci specifici e mirati per combattere la terapia dell'osteoporosi. Naturalmente queste terapie devono essere tollerate dal nostro paziente e condivise col paziente stesso. Sono tutte terapie efficaci per combattere l'osteoporosi e hanno l'obiettivo di frenare la perdita di massa ossea e di impedire il fenomeno della frattura. E nei casi più gravi abbiamo anche disponibili delle terapie che possono stimolare l'osso. L'azienda ULS 20 di Verona, in collaborazione con i medici di famiglia, contestualmente al vaccino anti-influenzale, offre anche la vitamina D alla popolazione anziana per prevenire l'insorgenza dell'osteoporosi. Abbiamo osservato, infatti, che la nostra popolazione anziana è carente di vitamina D. Questo perché i nostri anziani non si espongono al sole e perché a parità di esposizione solare producono un decimo della vitamina D che produce un giovane. Pertanto, già da 10 anni abbiamo intrapreso questo intervento di comunità con la somministrazione di un bolo di vitamina D che abbiamo dato alle nostre pazienti anziane e negli ultimi anni anche ai soggetti maschili.